È giunto il momento di sperimentare questo format e vediamo se avrà successo per poi portarlo regolarmente nel 2021. Salve a tutti, come state? Spero tutto bene. Benvenuti nel primo appuntamento di ottobre con Danza con Gio, con un argomento molto speciale quanto delicato: l'alimentazione di un ballerino. Ci tengo a fare una premessa importantissima per questo video. I due argomenti, alimentazione e danza, solitamente quando vengono messi insieme vengono si sfocia in argomenti su disturbi alimentari, su carenze, su il fisico deve essere così e quindi devo mangiare così. No, assolutamente no. Questo vuole essere un video personale nel quale io vi mostro un esempio di quello che, per come mi muovo io nel mondo della danza, è perfetto. Ed è un tipo di alimentazione che io ho raggiunto, diciamo, tramite vari esperimenti. Ho giocato un pochettino con le combinazioni alimentari, con le quantità, con il tipo di alimentazione, con gli scarti di tempo, le pause, via dicendo, e sono arrivata a questa conclusione che va bene per quest'anno, però, perché per esempio già l'anno scorso io mangiavo diversamente e funzionava comunque, quindi in base all'organizzazione del mio anno scolastico con la danza riesco ad avere un ritmo alimentare che va benissimo per quello che vi andrò a raccontare oggi. Ma questo non vuole essere una guida specifica per quello che dovete mangiare voi, perché ognuno è fatto in maniera diversa, ognuno mangia in maniera diversa, ha bisogno di un apporto alimentare calorico differente in base all'età, in base a quanto sport fai, in base al tempo che hai per mangiare. Quindi prendetelo solo come un esempio. Io vi farò un quadro generale di quello che mangio e poi vi farò un piccolo esempio di una giornata tipo, andando a ricreare appunto il What I Eat in a Day a danza. Mi raccomando, non prendete alla lettera tutto quello che dirò, perché ripeto, è una cosa che vale per me ma può valere per me e basta, insomma. Quindi ecco, è solamente un chiacchiericcio, un video chiacchiericcio per parlare di quello che mangio io quando devo fare attività nell'anno 2020-2021. Come ho detto prima, sono passata attraverso vari tipi di diete, alimentazione, ritmi alimentari e via dicendo, in base al tempo che avevo. Quindi per dire, l'anno scorso più o meno il ritmo alimentare era abbastanza regolare, avevo sempre delle ore di pausa nel quale potevo mangiare anche la sera, e quindi insomma mi preparavo le mie schiscette proprio come se mangiassi a casa, quindi per dire anche la carne con le patate, cose del genere, e me le mangiavo tranquillamente. Quest'anno c'è anche questo piccolo problema del fatto che non si può mangiare all'interno della sede della scuola di danza. Detto ciò, io dentro la scuola di danza ci vivo dalle 5 fino alle 10 e mezza di sera, quindi era improbabile saltare la cena, e questo è un problema che mi ha afflitto per mesi per capire cosa potevo mangiare e cosa no. Alla fine sono giunta ad una semplicissima conclusione. Durante l'estate, principalmente da giugno in poi, ho iniziato ad adottare la dieta delle combinazioni alimentari. Dopo la quarantena avevo bisogno di perdere un paio di chili, perché comunque stando in casa, dovendo stare ferma anche per un problema alla schiena e via dicendo, avevo messo su dei chili di troppo che non mi facevano stare bene, e quindi avevo intenzione di perderli, e ho iniziato con questa dieta delle combinazioni alimentari. Complice forse anche il fatto che io sia intollerante al lattosio e quindi che i latticini, che sono molto calorici, li devo eliminare a prescindere, ha funzionato. Quindi ho deciso di adottarla appunto come mia dieta, inteso non come dieta di dimagrimento ma di mantenimento in generale, perché mi sono trovata appunto molto bene. Questa dieta, non so se voi la conoscete, nel caso fatemi sapere qua sotto nei commenti, è una dieta che appunto si basa su combinazioni di generi alimentari. Vi faccio un banalissimo esempio: a pranzo suggeriscono di abbinare i legumi con i carboidrati, perché abbinati si assimilano molto meglio. Quest'estate avevo la fortuna appunto di essere sempre a casa, quindi avevo modo di mangiare regolarmente colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena, in maniera molto regolare. Invece adesso ho dei ritmi assolutamente assurdi, perché sono a casa per la colazione, a casa per il pranzo, a casa per un'eventuale merenda, ma la cena non sapevo come gestirla. Quindi ho deciso di mantenere questi tre pasti in maniera abbondante, quindi in modo che comunque mi facciano reggere senza esagerare durante la giornata lavorativa, e la cena invece verrà spezzettata in tre parti: cena 1, cena 2, cena 3, con tre generi alimentari diversi e tutte scelte alimentari che mi permettono di mangiare velocemente con le mani, perché comunque appunto non avendo un posto
specifico per mangiare, devo ritagliarmi il mio angolino, non è che posso mettermi lì con tovaglietta, forchetta, coltello e via dicendo, e molto spesso mi capita anche di dover mangiare fuori direttamente dalla sedia, anche solo per prendere un po' d'aria dopo essere stata chiusa in aula tutto quel tempo. Tre mini cene che consumo in tre piccole pause. Se prima arrivavo a casa intorno alle 11 e avevo una fame boia e mangiavo quello che capitava, adesso arrivo a casa alla stessa ora ma non ho assolutamente fame, vado a letto tranquilla, ben digerita e stanca. Andiamo ad analizzare i vari pasti in modo che voi possiate avere un'idea, ripeto, per la vostra alimentazione sportiva. Io trovo che sia un tipo di alimentazione comunque molto sano, che non dà delle particolari carenze e che appunto vi aiuta a reggere la giornata sportiva. Per la colazione, appunto sperimentata già da mesi, tendo ad abbinare i latticini, quindi latticini, pseudo latticini insomma, di quelli che io posso mangiare, quindi io alimenti senza lattosio, però latticinosi, oppure degli alimenti comunque vegani, quindi senza lattosio, ma che richiamano le proteine del latte, ecco. Ci abbino della frutta e una quantità abbastanza abbondante di carboidrati dolci, chiaramente, ma non necessariamente dolci, che posso dolcificare in un secondo momento. Ovviamente la versione può anche essere salata, io evito perché la colazione salata l'ho già sperimentata, ma non mi piace, non mi sazia, non mi soddisfa. Bevo caffè, però devo dire che rispetto a prima, che ne avevo bisogno praticamente per tutta la giornata, adesso riesco a consumarlo solamente nella prima colazione. Poi cosa succede? Mi preparo la mattina quattro borracce, di cui una la bevo durante la mattina tra la colazione e il pranzo, un po' per acquietare il senso di fame e un po' per idratarmi, perché comunque l'idratazione soprattutto per gli sportivi è davvero importantissima. Poi a pranzo ovviamente bevo ancora e le ultime tre borracce me le porto dietro a danza, e ogni volta che faccio una mini cena mi bevo questo bel mezzo litro di borraccia. Dentro le borracce ci inserisco una bustina di infuso, di tè e via dicendo, che sono buonissimi anche da freddi, che se ne dica. Mi aiuta soprattutto a bere di più, perché avendo un gusto, non essendo acqua e basta, mi aiuta ad essere invogliata a bere, assaggiare. A pranzo, come ho detto prima, tendo ad abbinare legumi e carboidrati, quindi pasta, riso, couscous, pasta integrale, pasta senza glutine, insomma vario anche lì. Ci aggiungo i legumi e tendo a frullarli di solito. Quest'estate non lo facevo tanto perché versione un po' più estiva o anche pigra, non frullavo i legumi, quindi ceci, piselli, lenticchie, fagioli, insomma queste cose qua diciamo che non sono proprio la mia passione, quindi tendo a frullarli magari insieme a un cucchiaio di sugo, di pesto, insomma per dargli un po' di sapore, e ci condisco la pasta. Oltre a questo aggiungo anche una porzione di verdura abbastanza consistente, cotta principalmente, che così posso abbinare sempre a pasta, riso e via dicendo. Molto spesso tendo a mischiare tutti questi condimenti e farci un sugo, in altri casi invece separo le cose a seconda di quello che capita. A merenda mi concedo, ma è anche specificato nella dieta delle combinazioni alimentari, un carboidrato con un latticino, pseudo latticino, quindi per dire anche fette di pane col formaggio spalmabile, una fetta di torta, insomma un qualcosa che mi fa reggere fino alla prima cena. Devo dire che io arrivo già a merenda che sono piena, però mi serve comunque questo tipo di apporto per cominciare la giornata lavorativa. Io ho visto questa cosa. Alle 6 inizia la prima cena, quindi ho il mio primo scarto di tempo, nel quale chiaramente si sanifica l'aula e via dicendo, e mi mangio una porzioncina di frutta. Nella seconda cena, intorno alle 7, una porzioncina di verdura cruda, così la posso mangiare mentre faccio cose, comunque senza sporcare, senza utilizzare posate, via dicendo. E la terza cena, intorno alle 8, invece consiste in un apporto proteico, quindi uova, carne, pesce, sempre in forma di finger food, in modo che anche quella io la posso mangiare tranquillamente. Questo un po' mi dispiace perché l'anno scorso tendevo ad evitare prodotti surgelati o comunque cose malsane, nuggets, cose del genere. Quest'anno, ahimè,
devo farlo per forza, però piano piano abituandomi a questa cosa magari riuscirò a trovare delle alternative un po' più sane e un po' più varie, anche perché bene o male poi sono sempre le stesse cose. Detto questo, come ho detto prima, bevo moltissimo e arrivo a casa che effettivamente, pur essendo tardi, pur avendo lavorato tanto, mi sento comunque sazia. Come ritmo alimentare mi trovo veramente bene per quello che faccio io. Può essere un tipo di dieta che va bene anche per voi, io vi suggerisco magari di sperimentarla, vedere come va, però di essere anche sinceri con voi stessi nel momento in cui questa dieta non vi sazia abbastanza, non vi soddisfa, vi fa avere comunque delle carenze a livello energetico, e di aggiungere dove necessario o togliere dove necessario, ecco, però dove necessario. Non, questa che vi ho appena esposto non è una dieta tipo le immagini che vi ho fatto vedere, sono solamente l'esempio di una giornata, ma non è che tutti i giorni si mangia la stessa cosa. Un domani, non so quando, vi spiegherò anche come pianifico i miei pasti, perché è una modalità che io trovo molto utile, soprattutto nel momento in cui vivi da sola e devi andare a fare la spesa, per capire che cosa è in casa, quanto ci metterai a consumarlo e via dicendo. E in questo modo si evita anche lo spreco alimentare, si evita di avere degli eccessi di cibo che va male, cose del genere. Trovo molto utile, ma non è questa la sede per parlarne, prima o poi però lo farò, ve l'assicuro. Cosa ne pensate di questo mio ritmo alimentare? Pensate che sia malsano? Pensate che sia sano? Pensate che sia interessante? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, mi piacerebbe molto discuterne con voi, perché come sapete l'argomento alimentazione è una cosa che mi interessa moltissimo, soprattutto per quanto riguarda quella dei ballerini. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Noi ci vediamo domani con il consueto appuntamento con il tag mensile del 6 di ogni mese. Invece il prossimo Danza con Gio sarà il 19 di ottobre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!